Voglio un applauso per la musica giovane, quella che questa perde immediati in un a me mi hanno rotto questi quattro mi lasciamo io svegliamo i ragazzini giovani. List Barbara D'Urso, salutiamo la Barbara D'Urso che è stata, hanno clonato, sai questo pezzo, la Barbara Streisand, la grande cantante, conoscete Barbara Streisand? Sì. Fate così con la testa, siamo in radio, sono bravi, ecco, invece Barbara D'Urso invece è la nota entertainer italiana, ma questi, a me piace questa musica giovane che mettiamo all'inizio della puntata per il pubblico più giovane che abbiamo, perché vorrei una band dal prossimo mese un po' più giovane. Sono stufo di vedere gli stempiados qua, veramente gente con i capelli sempre più radi, gente in sovrappeso, devo dire la verità. Vorrei veramente, so che siamo alla radio. Saragella, salviamo forse. Forse, perché pure Saragella, insomma, ormai sta invecchiando anche lei. Sì, fa parte ormai della fauna. Allora, Radio 2 Supermarket, il nostro numero verde, mi dicono che lo dico sempre troppo velocemente, lo dirò lentamente. Brava. 800-800-002. Questo è il nostro numero verde, sono... Dille anche una volta in italiano. 9 cifre. Così almeno si capisce. 800-800-002. Ma lo anche per venire domani a Napoli, perché lo vogliamo ricordare, noi domani mattina siamo in diretta da Napoli, quindi pubblico di Napoli potete chiamare questo numero, oppure la nostra segreteria 06 3211244. Saremo proprio dal foyer dell'auditorium della Rai di Napoli, dove poi invece sabato ci sarà Attenti a Chiudo, così iniziamo a prepararci. Esattamente. Allora, ieri sui giornali abbiamo letto tutti dell'onorevole Mario Borghezzi della Lega, che ha prima definito l'Abruzzo, testualmente leggo, un peso morto, e poi ha fatto una smentita. Noi di Radio 2 Supermax, che stiamo sempre sulla notizia, abbiamo al telefono oggi proprio lui, l'onorevole Mario Borghezzi. Buongiorno. Buongiorno, buona Padania a tutti voi. Buona Padania a tutti. Buona Padania anche a lei, onorevole Borghezzi. Insomma, non le pare questa volta di avere un po' esagerato? Ma guardi, innanzitutto sono un uomo moderato. Questa storia dell'Abruzzo è tutta una montatura, chiaramente, della stampa. Stampa schiava dei giornalisti, lecca culo! Detto col massimo rispetto per il lecca lecca, perché è in grande amicizia. Non si altro di Borghezzi, però ci spieghi. Ha detto o non ha detto che l'Abruzzo è un peso morto? L'ho detto, ma era ironia, era leggera ironia, era un peso mortismo provocatorio. Io ho sempre dichiarato, l'abruzzese è il miglior amico dell'uomo, romana di merda, capito? Sempre con grande rispetto per lo dico. Roma è peggio dell'Abruzzo, perché è sotto l'Abruzzo. Abbiamo proposto all'UNESCO che il terrone possa essere equiparato agli animali in estensione, al panda gigante, all'armadillo della Patagonia, al frocione del Gay Pride come razza protetta, detto con massimo rispetto per la Patagonia, chiaramente, perché sono sempre dei popoli che vanno rispettati. Certo, è molto democratico, perché... Una delegazione presieduta da me della Commissione Europea è partita da Bruxelles in autobus e è andata in Teronia per vedere se era possibile dichiararli razza protetta. Sai cosa è successo? No, cosa è successo? I terroni gli hanno rubato l'autobus. Uno spettacolo indecoroso. La presidentessa della delegazione europea che trattava con un comando di zampognari di Castel di Sangro. Certo, in effetti non è un bel palletto. E dire che noi padani siamo stati amici del terrone. Il terrone ha inventato la ruota e poi ci ha fottuto le borchie. Questa è stata la lezione che ci ha dato noi. Detto con massimo rispetto per la Michelin. Detto niente sull'Abruzzo. No, cara la mia merdaccia, ha capito? Perché lei è una merdaccia, con l'amicizia è. Io attacco.